Buonasera a tutti, ci troviamo a Scandriglia, nel centro storico del paese. L'immobile che presentiamo è questo cielo terra con una cantina di proprietà che praticamente, la vedete insomma da queste immagini, è proprio attaccata all'immobile. Noi dopo aver fatto questi due scalini, insomma, entriamo all'interno della proprietà, in un immobile diciamo in buono stato di manutenzione interna. Calcolando che diciamo manca la luce, però è chiaramente visibile tutto il docchettato, insomma, su queste pareti. Questo è tutto il saloncino col camino, molto sfruttabile, calcolato che qui sono stati portati anche i riscaldamenti. Questa è tutta la saletta, diciamo che forse saranno una ventina di metri quadrati di saletta, più su questa parte troviamo un ripostiglio sul sottoscala e la cucina. Eccola qui, con l'affaccio sul borgo sottostante. Calcolate che gli infissi in qualche parte sono stati rifatti, quindi sono col doppio vetro e l'alluminio. Quindi, ricapitolando, noi siamo entrati, abbiamo visto tutta la zona giorno. Sulla sinistra, eccola qui, quindi entrando da questa parte, abbiamo visto la cucina con tutto e il sottoscala. Qui c'è tutto il saloncino. Anche questo camino lo vedete, insomma, è perfettamente in buono stato. Su quest'angolo poi c'è una biforcazione che ci porterà al piano superiore, ma adesso vi farò vedere. Ecco, lo vedete qui davanti a noi il bagno con la faccia, anche questo poi sul borgo sottostante. Saliamo al piano di sopra, andiamo a vedere le camere da letto, che sono due. Quindi salendo al piano di sopra, questa scalinata in marmo molto sfruttabile, e qui praticamente vediamo tutta questa grande camera da letto, la vedete, con un doppio affaccio sia sul panorama sottostante e sui tetti e sia sul borgo. All'interno di essa troviamo invece l'altra cameretta più piccola, qui vediamo il borgo. Troviamo l'altra cameretta più piccola, sempre col sistema di riscaldamento. Calcolate che qui c'è tutta carta, quindi secondo me questa andrà tolta, poi rifatta la classica dinteggiatura, ma il tetto è in buonissime condizioni perché è stato rifatto pochissimo tempo fa, quindi è in perfetto stato di manutenzione. Secondo me c'è bisogno solamente di una dinteggiatura. Anche qui gli infissi sono stati cambiati, insomma, quindi un immobile veramente in buono stato interno. Anche le porte, insomma, sono anche molto sfruttabili. Scendiamo al piano di sotto per vedere la cantina. Tornate al piano sottostrada. Vedete qui anche come sono portate, come vi ripeto, tutte le utenze. E qui poi c'è questo bellissimo archetto in pietra che dà l'accesso poi a questa cantina, che attualmente manca l'illuminazione, però ha una buona profondità, quindi sono circa 25 metri quadrati di cantina. Io, signori, attraverso queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.